Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi mi voglio mettere alla prova con questa sfida, con questa challenge, ovvero dovrò andare a disegnare per la prima volta sul mio canale. Non vedo veramente l'ora, sono veramente molto molto carico come una molla. Non so quello che verrà fuori, sinceramente ragazzi, non so quello che verrà fuori, però sono veramente molto emozionato, molto carico di provare a fare questa sfida insieme con voi. Premetto fin da subito ragazzi che non sono un artista, non sono bravo nel disegno. Il disegno che andremo a realizzare quest'oggi è una pixel art. La pixel art è un disegno formato da tantissimi pixel e noi per realizzarlo dovremo andare a lavorare su ogni singolo pixel. E lo so ragazzi, per molti di voi sarà molto facile, sarà una banalità, però ragazzi, per chi come me è la prima volta che disegna una pixel art o che si cimenta, diciamo, nell'arte del disegno, potrebbe risultare difficile. Mi raccomando ragazzi, massimo supporto, un bel pollicione in su, fatemi sapere sotto nei commenti se voi siete degli artisti, se sapete disegnare o se avete mai fatto una pixel art. Se mi volete dare dei consigli sotto nei commenti oppure su Instagram o su qualsiasi altro social che trovate sotto in descrizione, sono tutti ben accetti. Il disegno che andremo a realizzare oggi è questo qua. Spero che si veda bene ragazzi, è Pikachu, è il mio Pokémon preferito della saga e voglio disegnare per la prima volta una pixel art con Pikachu. Sembra banale e semplice, però secondo me, raga, ci darà un po' di filo da torcere. Non vedo l'ora. Innanzitutto creiamo il nostro nuovo progetto con Photoshop. Crea nuovo. Ho trovato tre dimensioni ufficiali sul web. Essendo la prima volta che faccio una pixel art, volevo un attimino guardarmi intorno per sapere le dimensioni ufficiali per farne una. Non so se esiste una dimensione specifica, ma su internet, girovagando su internet, ne ho trovate ben tre. C'è quella più piccolina, la 16x16, la intermedia 32x32 e quella più grande che utilizzeremo noi quest'oggi, la 64x64. Eccoci qua ragazzi, questo è il nostro nuovo progetto. Innanzitutto ingrandiamo la pagina perché così è troppo piccolina. La prima cosa che ho imparato fin da subito, innanzitutto sblocchiamo il livello, è di colorarlo con il nostro secchiello. Lo coloriamo, diciamo, sul grigio perché così è più facile per noi lavorarci sopra. E qui c'ho anche già la griglia ragazzi, perché prima l'ho già aperto, l'ho impostato tutto quanto. Ma comunque se volete vedere come si sblocca la griglia per lavorarci sopra, dovete andare su visualizza, mostra, poi andate su griglia pixel. Poi se volete un altro metodo potete andare su modifica, preferenze, andate su guide, griglia e sezioni e potete un attimino anche modificare la griglia più grande, più piccolina, colori diversi e così via. Però io sinceramente la preferisco così. Ecco qua, questo è il nostro Pikachu che andremo a fare oggi in pixel art. Innanzitutto sblocchiamolo e portiamolo dall'altro progetto. Innanzitutto, come vedete, è molto molto più grande e adesso lo rimpicciolisco e vedete che comunque l'immagine si sfuma sempre di più, perché se l'immagine è così e la rendo più piccolina, naturalmente la risoluzione sarà tutta un'altra roba. Naturalmente ragazzi, non so quello che sto facendo, è la prima volta che lo faccio, non ho mai provato, sinceramente questa è la primissima volta e lo sto facendo insieme con voi, dunque spero di fare le cose nel miglior modo possibile. Se sto sbagliando qualcosa, chiaramente scrivetemelo sotto nei commenti perché mi farebbe molto molto piacere sapere la vostra opinione, naturalmente con commenti costruttivi. Perché mi piacerebbe veramente tantissimo migliorare nel disegno e fare dai disegni da principiante a diventare un po' più bravo e fare dei disegni un po' più complessi. Ok, ci siamo. Questa è la nostra pixel art che dovremo un attimino prendere spunto. Come vedete è molto sfumato perché l'immagine era così grande, l'ho messa molto piccolina, dunque l'immagine ha perso la risoluzione, ma questo a noi poco importa, visto che tanto dopo noi lo dobbiamo riprodurre con un'altra qualità. Mettiamo meno opacità, così lo facciamo un po' più trasparente, perché voglio prendere, diciamo così, il profilo del mio Pikachu per sapere un attimino le dimensioni, se sto sfiorando o meno, perché ho visto questo trucchetto su internet, ma ovviamente ragazzi non andrò a disegnarci sopra perché sennò sarebbe troppo troppo facile, ma prenderò un pochettino spunto e metterò Pikachu anche nel mio secondo schermo, così c'ho un punto di riferimento. Come state vedendo, sto colorando ogni singolo pixel perché la pixel art è formata da pixel e noi andremo a lavorare su tutti quanti i pixel a nostra disposizione. Allora, in teoria facciamo, togliamo tutto. Ok, innanzitutto togliamo quello che abbiamo fatto, andiamo indietro. Perfetto, io andrei a fare il profilo un attimino per determinare il nostro Pikachu, per vedere un attimino le posizioni, il profilo, la grandezza del nostro Pikachu. Oh mio Dio ragazzi, non ce la farò mai, non ce la farò mai, oddio. Ok, innanzitutto io farei una roba del genere, andrei a fare, diciamo così, il profilo. Dunque,
Ok, secondo me abbiamo già sbagliato tutto quanto. Secondo me abbiamo già sbagliato tutto quanto e vi dico anche il perché. Perché io adesso ho messo l'immagine di Pikachu nel secondo schermo come punto di riferimento. E secondo me abbiamo sbagliato, perché comunque non ha un profilo nero. Diciamo che sembrano le sue ombre, quello che andavamo a fare. Però secondo me partire già così è un po' sbagliato. Infatti noi quasi quasi andremo a partire qua dall'orecchio. Ok, ho ricominciato tutto quanto da capo, ho aperto praticamente un nuovo progetto perché ho deciso di mettermi il Pikachu, il disegno già finito, qua sulla mia sinistra, perché così ce l'ho come punto di riferimento, perché non sembra, ragazzi, ma è più difficile del previsto e sto pensando di non utilizzare più come schizzo, come disegno, come da prendere ispirazione qua proprio nel progetto, perché mi confonde veramente tantissimo, visto che comunque l'abbiamo rimpicciolito e si è sfumato tutto quanto, la risoluzione non è più come quella originale, dunque mi sta confondendo veramente non poco. Dunque ho deciso di togliere il livello, lo teniamo sempre lì per sicurezza, e utilizzerò il Pikachu sulla mia sinistra nel secondo schermo come punto di riferimento. Dunque noi partiamo subito dalla punta dell'orecchio, qua uno. Proviamo a fare una cosa del genere, guardiamo raga, forse sto sbagliando io, naturalmente, chiaramente raga, tutto è possibile. Ok, la coda sta venendo anche abbastanza bene, perché secondo me è molto facile in questo tipo di disegno, chiaramente se prendiamo un attimino come spunto un disegno già fatto, molto facile sbagliare a vedere un attimino i pixel, perché non sembra, ma è molto molto semplice sbagliarsi. Regà, c'è ufficialmente qualcosa che non va. Ma cos'è? Cos'è, signori? L'ho fatto minuscolo! Non ci credo! Non ci credo, raga! Ho sbagliato tutto! No, ho sbagliato qua la parte sotto, raga! L'ho sbagliata tutta! Non ci credo! No, bomber! Ma cos'è questa cosa? Cos'è? Ma cos'è? Mi sembrava troppo strano, raga! Infatti non riesco a collegare l'orecchio qui. Infatti l'ho sbagliato, ho sbagliato tutto, non ci posso credere, fra, no, no, bomber, no. È passata circa mezz'ora dall'ultima clip, sono successe tante cose, questa è la terza volta che rifaccio il nostro bellissimo Pikachu, perché sbagliavo sempre qualcosa e dovrebbe essere tutto a posto. Chiaramente seguo ancora il nostro punto di riferimento, il nostro Pikachu di riferimento. Come vedete i colori sono abbastanza diversi dall'ultima clip, perché essendo che è la terza volta che la rifaccio, ho cambiato i colori, li ho messi un po' più scuri e secondo me devo anche un attimino scurire questo giallo che non mi garba tantissimo. Più chiaro, perfetto. Poi ci prendiamo il nostro giallo, uno qui, uno qua. Qua ci mettiamo questo marroncino da una parte e dall'altra. E dall'altra questo qua, ok. Mi ero un attimino perso. E qua, ok, perfetto. Allora, così è completo in teoria. Mi sono dimenticato un blocco. Ci sta, non mi lamento. È venuto fuori qualcosa di bellino, devo essere sincero. E ho trovato anche un arancione giusto per fare il cambio con il marroncino che c'era prima. Cioè questi blocchi qua, che non mi piacciono proprio. Infatti se guardate qui, che adesso vi sto ingrandendo l'immagine, sto colorando questo pixel marrone con un arancione più scuro, molto molto simile al marroncino se ci fate caso, però è un arancione molto molto scuro e mi piace veramente un botto, secondo me migliore di questo marrone che è inguardabile. No, non ci sta. Ancora un po' di più. Ok, dai, ci sta.
Dai, non male, non male, non male, mi piace, mi piace. Allora, finalmente ho finito il mio Pikachu. Come vedete nella schermata principale da Photoshop l'abbiamo finito tutto quanto, l'ho perfezionato, ho modificato anche questa cosa qua nella gamba, nella zampa a destra, l'ho modificata e mi sembra nettamente migliore. Ho modificato qualcosina, potrebbe essere migliore sicuramente, ragazzi, però dobbiamo guardare che è il primo disegno che faccio sul canale, la prima pixel art della mia vita, anche il mio primo disegno un po' più complesso del solito nella mia vita, perché comunque ho sempre disegnato cose molto molto semplici, perché non essendo molto molto bravo non ho provato a fare chissà cosa. Ma prima di chiudere il video voglio fare innanzitutto un confronto tra i due disegni, mettendoli uno di fianco all'altro, ma voglio un attimino andare a aprire il disegno originale per prendere il colore di questi effetti, di questi particolari qua del mio Pikachu, perché non mi piacciono granché e sono curioso. Se adesso noi andiamo a prendere il campione di colore, questo giallo qua, facciamo ok, ritorniamo nel mio Pikachu, prendiamo sempre lo strumento matita e guardiamo. Ok, mi sembra, fatemi un attimino vedere, sì, uguale, è uguale al mio, raga. È uguale, identico al mio. Non capisco il perché c'è così tanta diversità. Chiaramente forse lui ha fatto qualcosa di diverso, forse un programma diverso da Photoshop. Ora mettiamoli a confronto. Ok. Ok, ragazzi. Non so il perché il mio sia venuto così piccolo e se voglio cercare di aumentare con lo zoom diventa sempre più brutto. Infatti lo lasciamo normale. Non so il perché sia venuta così tanta differenza, non so come fare a ingrandirla, ragazzi. Questa è una cosa che studierò molto a fine questo video. Vorrei studiare un attimino il motivo perché sia capitata così, visto che comunque ho utilizzato le dimensioni ufficiali da come hanno consigliato sul web, su internet. Dunque speriamo veramente bene. E niente, ragazzi, purtroppo questo video è finito qua. Dovrò editare questo video di quasi 3 ore in 15 minuti da potervelo far vedere con tutta tranquillità. E niente, ragazzi, mi raccomando, massimo supporto, scrivetemi sotto nei commenti su come migliorare nell'arte del disegno in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue categorie. Poi dopo guarderemo in corso della nostra avventura qua su YouTube, video dopo video, cosa andrà a fare, se l'abbandono, se lo continuo. O chissà cosa verrà fuori un domani, un futuro, chi lo sa. E niente, ragazzi, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao, ragazzi.